Buonasera, la domenica sportiva numero 1365 non si apre come speravamo, con la luce accesa della telecamera, per esempio, che doveva darmi il via, e con un'altra vittoria italiana nel ciclismo. Giuseppe Saronni, il favorito della Liegi-Bastogne-Liegi, è stato costretto ad abbandonare la corsa, intirizzito dal freddo. Con lui si sono ritirati la maggior parte dei corridori, investiti da una tempesta di neve, tra loro Knudsen, Pollentier, Gavazzi. Ha vinto Hinault, battuto domenica scorsa da Moser a Roubaix e tre giorni fa dallo stesso Saronni nella Freccia Vallone. Il campione francese ha saputo cogliere alla grande l'occasione di riscatto. In prima pagina abbiamo ancora la nazionale di calcio, la nazionale che ieri contro la Polonia non ha vinto e ha fatto bel gioco solo per mezz'ora. Era l'ultimo esame serio per gli azzurri prima del campionato europeo. Del valore che si può attribuire a questo esame e di altre cose, Zanetti e Viola parleranno con due vecchie e simpatiche conoscenze, Edmondo Fabbri, che guidò la nazionale in tempi poco felici, e Brian Glanville, un collega inglese che conosce il nostro calcio come quello britannico e, quando ne intravede i difetti, li indica e li indica con garbo squisitamente spietato. A lui, a Glanville, con un po' di presunzione e anche di civetteria, mostreremo un servizio sugli assi del calcio inglese. Questa è la testa della trasmissione. Seguiranno servizi della Serie B calcistica, che ha visto il Como rilanciato dal pareggio tra Monza e Pistoiese, del campionato di rugby, che conserva inalterata a due turni dalla fine la sua incertezza, e di Ippica. Stasera è nostra ospite una rappresentanza qualificata dell'Aldea Catania, che ieri ha conquistato il titolo italiano di pallavolo femminile. Un benvenuto particolare, perché la trasferta che questa rappresentanza ha compiuto è lunga e costosa ed è stata sopportata per rispondere al nostro invito. Partiamo con la nazionale di calcio. Per non accettare l'invito della domenica sportiva, Berzot trova spesso scuse banali. Oggi però ne ha una valida. La prestazione offerta dai ragazzi d'azzurro vestiti è stata penosa. La partita aveva avuto un inizio promettente. Ecco il gol di Causio. Mentre in tribuna si ironizzava sulla consistenza dei nostri avversari, questi recuperavano con Sibic dopo una gaffa di Oriale. Sull'intervista gravava la responsabilità di una forma precaria. Su Berzot quella di avergli affidato un incarico, stopper, che non è mai stato di sua competenza. Ma Scirea, segnando il suo primo gol in nazionale, rifaceva il trucco agli italiani, il cui gioco finiva per accontentare i più esigenti. Si sa come vanno le cose nel calcio: se vinci nascondi i difetti, se no sono polemiche. Così, poco più tardi, quando lo stesso Scirea provocherà il rigore che darà al vecchio Charmack l'opportunità di procedere al 2-2, a qualcuno è nato il sospetto che qualcosa nella nostra nazionale non funzioni a dovere. Il secondo tempo, ve lo risparmiamo, è stato un disastro. Le diagnosi: colpa del caldo e dei polacchi, dicono i più indulgenti. Altri invece scaricano tutto su Berzot e sulle sue scelte. Altri infine dicono che i 7/11 della nazionale pensassero all'Arsenal. Noi abbiamo invitato Edmondo Fabbri, che tra l'altro non so se per farci piacere, per essere preparato, ha assistito direttamente alla partita, di raccontare le sue impressioni a proposito dell'incontro con la Polonia. Dunque, ha sentito Fabbri le diagnosi che hanno riportato oggi i critici. Lei le condivide? Quali in particolare? Non tutte. Comunque, qualcuno in particolare. Io ritengo che la nazionale, sembra un paradosso, abbia segnato troppo presto. Perché, come ha segnato, è bene, bel gol, una bella azione, si è subito chiusa nella propria metà campo lasciando l'iniziativa all'avversario. Lasciando l'iniziativa all'avversario naturalmente ha creato delle difficoltà. E poi il caldo. Indubbiamente più il tempo passava e più il caldo si faceva sentire, perché nessuno ancora dei nostri giocatori in Italia è abituato al caldo, perché la primavera... I polacchi per la verità sono molto abituati al caldo. Però noi, il problema Arsenal secondo lei non ha influito? Ma io credo di no, perché quando si è nella nazionale non si pensa al dopo, si pensa a quello che succede in quel momento. Io al problema Arsenal non ci credo, perché la professionalità dei giocatori della Juventus non fa pensare a questo. Ecco, le chiedo, lei ha sempre sostenuto che il ruolo di mediano, che è un ruolo fondamentale, è uno dei lati deboli della nostra nazionale,
dovrebbe essere affidato definitivamente a Tardelli. Questo significa che si libera qualcosa davanti e potrebbe essere Bettega a rilevare Tardelli come mezzala. Io sono d'accordo per Tardelli, io lo vedo mediano, marcatore, attaccante, tutto, giocatore di centrocampo, ha tutte le migliori qualità per essere un ottimo mediano, però non vedo Bettega in un ruolo come ha giocato nel secondo tempo. Per me Bettega deve continuare a fare la punta, deve continuare a giocare in tandem con Rossi perché sono due fortissimi giocatori. Ecco, a proposito di Rossi, siccome è in corso questa inchiesta e nessuno se lo augura evidentemente, però Rossi potrebbe addirittura essere escluso dal campionato europeo. Secondo lei, Fabbri, non era il caso di provare la coppiata Altobelli-Graziani? Beh, ieri io, dopo il primo tempo di Rossi, che è stato ad altissimo livello, io avrei dato non solo la soddisfazione, ma la possibilità a Graziani di giocare centravanti insieme con Bettega, perché penso che ai campionati europei c'è bisogno di Graziani centravanti, perché a parte la disavventura in questo momento di Rossi, può darsi che ci sia bisogno anche di un altro centravanti. Altobelli è molto bravo, però c'è prima Graziani. Io dico una cosa, Fabbri. Lei sa in quali momenti critici vive un commissario tecnico, specialmente all'approssimarsi di certi avvenimenti. Ora, secondo lei, nei mutamenti di formazione, quindi di gioco che si sono registrati ieri, è uscita una mezzala ed è entrata un'altra punta, tre punte l'Italia penso non le abbia mai avute, non credi di intravedere questa una certa preoccupazione, un imbarazzo, un nervosismo di Berzot, il quale si trova ad allenare una squadra con giocatori sulla cui disponibilità lui è nei guai? Cioè, lei non pensa che a un certo punto Berzot stia per vivere un certo tipo di dramma interno, di preoccupazione, una squadra con Rossi e una squadra senza Rossi, chi mettere a quel posto, chi sostituire e chi creare il mediano? Cioè, lei che ha vissuto un periodo di imbarazzi esterni, non potrebbe Berzot viverli a sua volta adesso? Sì, però in questo momento potrebbe fare a meno di pensare a quello che può arrivare, perché adesso deve essere ancora sereno. Indubbiamente lui ha creato questa nazionale, quindi molto sentimentale, tutto quello che succede gli dà fastidio, però se si crea già dei problemi adesso, quando saremo agli europei succederà di peggio. Indubbiamente quello che ha fatto ieri nel secondo tempo è stato un po' incomprensibile. Evidentemente la nostra nazionale, compreso il suo bravo allenatore, ieri non era in forma. Senta Fabbri, il suo grande capitale si chiamava Rivera, si chiamava Mazzola, si chiamava Bulgarelli. Secondo lei sarebbero ancora titolari adesso, se avessero naturalmente l'età di questi? Beh, guardi, sarà perché io li ho visti così bravi, così grandi, così intelligenti. Io anche un po' sfortunati che... però. Beh, sfortunati, io la sfortuna la lascerei perdere perché ci sarebbero tante cose da dire a proposito di questo. Comunque era un trio che io vorrei sempre averlo e a tutti i commissari tecnici di adesso e del futuro io auguro di averli. Ecco Brian, senti, tu che segui da vicino il campionato italiano, il mondo del calcio italiano e che sei sempre piuttosto pungente nelle tue osservazioni, ti sarei divertito moltissimo con questo affare delle scommesse, no? No, io sono rimasto malissimo, malissimo anche perché c'è una possibilità che un grandissimo giocatore come Rossi non giochi in questi campionati europei, che per me da inglese sarebbe un disastro, ma non significa niente che vinca l'Inghilterra, che vinca l'Italia, io spero che vinca la squadra migliore, ma che un giocatore come Rossi non giochi in un campionato simile è una cosa per me veramente tristissima. Gualtiero, visto che abbiamo introdotto il problema scommesse, cosa succederà? Dunque, adesso bisogna cominciare a drammatizzare la situazione dopo che l'abbiamo molto, molto drammatizzata. Ora è chiaro che adesso corriamo un grosso pericolo. Il grosso pericolo che corriamo riguarda esclusivamente quello che potrà accadere nei procedimenti. Ora, tutta questa vicenda ha portato in campo grossi avvocati. E grossi avvocati vuol dire trovare grossi cavilli. I cavilli potrebbero intanto cominciare a fare in modo di escludere il procedimento privatistico laddove esiste un procedimento statuale. Quindi con molta serenità, adesso che finalmente la federazione sta agendo molto bene, bisogna serenamente aspettare che potremmo avere una nazionale senza Rossi e quindi una nazionale che vale metà. E potremmo avere una data molto incerta della fine del prossimo campionato e già si dice che il prossimo campionato non potrà rispettare i tempi previsti. Ecco, approfitterei, sì. Dimmi. Sì, posso aggiungere una cosa, hanno dato colpa ai calciatori,
hanno riprodotto con grandi titoli questa cosiddetta intervista con Giacomino. Io ho letto tutto. Ma posso dire questo, dipende dal clima. Il clima non è da dividere dai fatti odierni. In quest'Italia, quest'Italia calcistica, abbiamo avuto un certo clima morale da molti anni e se il giocatore guarda attorno e vede certi dirigenti, certi pezzi grossi, certi presidenti che fanno certi scherzi e vanno sempre elogiate e vanno sempre rispettate, malgrado tutto, ma cosa c'è da aspettare? Ecco, senti Brian, brevissimamente, il tuo pronostico a proposito di Juventus-Arsenal che si giocherà mercoledì a Torino. Pareggio. Pareggio, va bene per tutti, da buon inglese. Ti invitiamo a seguire il reportage che abbiamo preparato dedicandolo all'Inghilterra. Un personaggio molto noto, tutto il mondo le invidia questo giocatore. Ha risolto molti problemi per Mr. Greenwood. Well, Kevin, yes, I suppose everyone would like to have Kevin Keegan. I think at one time even Juventus thought they were going to get him, you know. I think it's nice. Sì, è vero. Io penso che tutti gli allenatori vorrebbero avere Kevin Keegan. La Juventus cercò di averlo, mi pare. Io penso che avere in squadra un paio di star sia molto utile. Keegan è un giocatore straordinario, un talento eccezionale. È nato per giocare al pallone, un cervello, oltre che due piedi. È capace di risolvere ogni situazione. Lo ha dimostrato in Germania, portando l'Amburgo molto in alto anche in campo europeo. Noi inglesi siamo molto felici che Kevin sia tornato tra noi. A Wembley, il famoso stadio londinese riservato soltanto ai grandi incontri, quando le cose si mettono male per la squadra di Greenwood, 100.000 tifosi chiedono aiuto a lui, il solo in grado di fornire dribbling, testate e gol da collezione. Insomma, per farla breve, un mito, la cui fama è arrivata in ogni parte del mondo dove il pallone rappresenta uno spettacolo veramente popolare. Intorno al sole altri pianeti, tutt'altro che trascurabili. Questi per esempio si chiama Trevor Francis, 25 anni, centravanti del Nottingham Forest. Fece scalpore qualche tempo fa il suo trasferimento per la cifra record di 2 miliardi.
Furono ben spesi, pare, perché con questo pezzo da 90 il Nottingham fece cose grosse in campo europeo. Treor Francis, guardatelo bene, sarà il secondo grosso incubo per i nostri. Un altro personaggio nell'orbita Keegan si chiama Tony Woodcock, 24 anni. Gioca nel Colonia ed è uno dei grandi del campionato tedesco. È la seconda punta degli inglesi, agile, veloce, spesso in gol. Sarà titolare se riuscirà, ma pare proprio ce la faccia, a vincere la concorrenza di Laurie Cunningham, altro emigrante di lusso del calcio britannico. Cunningham lavora attualmente nel Real Madrid. Ecco, in sintesi vi abbiamo mostrato i pezzi più famosi del calcio inglese, il resto della truppa è, come si dice, normale amministrazione, gente esperta tipo Kennedy, ora inquadrato, Coppel, Neil e altri. Greenwood tra l'altro ha provato i giovani ma poi si è pentito. Insomma, questi inglesi hanno in pancia una grande voglia di ritornare in cattedra come ai bei tempi. Che differenza esiste, Mr. Greenwood, tra Inghilterra e Italia? I don't think there is much difference really. I think basically that the football in England and Italy, as I said earlier, is traditional. Non penso vi sia una grande differenza. Abbiamo sia noi che voi grandi tradizioni e questo è molto importante. Voi, secondo me, avete una situazione leggermente più negativa per il famoso catenaccio. L'avete usato per troppo tempo. Certo, Milan e Inter hanno dominato l'Europa col catenaccio. Ma oggi, che Mr. Berzot sta cercando di togliervi quel vizio, il compito è più difficile. Il nostro football è più spettacolare del vostro per questo motivo. Mi pare sia questa l'unica differenza. Qual è la sua classifica finale per i prossimi europei? Yes, the championship starts in Italy and what I would like to go on record and say. Io ancora non lo so, spero naturalmente nell'Inghilterra, ma sono convinto che l'Italia sia la squadra da battere. Noi e voi dovremmo vincere il girone. Nell'altro mi pare che Germania e Cecoslovacchia sono le più forti. Questa che abbiamo visto è la vera Inghilterra, Mr. Greenwood. Yes, I think we're not the best at the moment because we have to prove that, you know, we have to prove that here tonight and we have to prove it against Argentina. No, non è la migliore Inghilterra, o perlomeno non lo so ancora. Stiamo provando, stiamo facendo esperimenti, cambiando dove è possibile. La vera Inghilterra la sto cercando io per primo. Spero di trovarla quanto prima. And we hope we can prove that. We certainly won't fail to do it by the want of trying, you know. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. In inglese per Ronnie Greenwood, abbiamo esagerato secondo te o no? Ma non so, non ha ancora vinto la Coppa del Mondo. No, ma adesso, a parte la Coppa del Mondo, però cominciamo a essere più precisi. Tu hai detto che Juve-Arsenal pareggio. Ma cosa vuol dire pareggio? Perché se è 0-0... No, potrebbe essere 0-0, 1-1, se 2-2 ti piace però. Cioè, cominciamo a dire pareggio, bisogna vedere... Sarai in settimo cielo, come lo sai. Allora, visto che sei in settimo cielo, comincia ad aiutarlo un po' questo calcio italiano che dice da amare. Tu, che conosci i giocatori italiani, da chi faresti marcare Keegan? Ma voi parlate sempre di Keegan. Non è il giocatore inglese più dotato. L'importante a Barcellona è che venivano fuori dal di sotto, dall'ombra di Keegan, uomini molto più dotati, come Trevor Francis, Tony Woodcock, poi c'è pure Cunningham che ha giocato pochissimo. Se sei qui per mettere fuori strada perso, te un conto. Però ricordati, quando Keegan non ha toccato palla, noi abbiamo vinto largamente 2-0. Quando Keegan ha giocato bene avete vinto voi, quindi questo non è vero. Cambiamo discorso allora, lo faresti marcare da Tardelli o no? Ma Tardelli è capacissimo di marcare qualsiasi giocatore, ma io credo che insistono troppo qui su di Keegan, mentre abbiamo giocatori in fondo più totali, non voglio dire che siano più efficaci, ma giocatori come Francis e Woodcock sono venuti fuori a Barcellona proprio perché Keegan non faceva più il prepotente. Perché tutti vogliono andare a comprare Keegan? Chi? Tutti? Dimmi cosa pensi di Berzot.
Cosa pensate? Come uomo, come allenatore, un ottimo allenatore, un uomo spaventosamente simpatico, onesto. In questo bruttissimo momento del calcio italiano, meno male che sia un personaggio da ammirare. E Greenwood che tipo è? È meglio o peggio di Berzot? Ma Dio buono, come si può fare paragoni? I paragoni sono odiosi, no? Inutile. Io credo che Berzot come tecnico è più giovane, più efficace. Greenwood è un uomo, ha un grossissimo vantaggio, cioè che non è Don Rivi. E che è fortunato, ci dicevi prima. Il pronostico per concludere di Fabri su Juventus-Arsenal? Juventus super il turno. Vabbè, beato lei che è così sicuro. E Berzot? Berzot. Lo ripeto, è l'uomo giusto, il posto giusto in questo momento. A proposito di Juventus-Arsenal, devo ricordare che la partita sarà trasmessa sulla Rete 2 mercoledì sera. Il mercoledì Sport, invece, a cura del TG1, sarà dedicato all'incontro di basket tra Italia e Unione Sovietica. Come sapete, tra gli azzurri vi sono ben tre infortunati, Meneghin, Marzorati e Vecchiato, ma Sandro Gamba spera di recuperarli. Concludiamo con il calcio, con il campionato di Serie B. La partita clou Monza-Pistoiese si è conclusa con un pareggio che rilancia il Como, ma vediamo senz'altro risultati e classifiche. Como-Atalanta 1-0, Genoa-Cesena 0-0, Matera-Lecce 0-0, Monza-Pistoiese 1-1, Palermo-Brescia 0-0, Pisa-Parma 2-0, Spal-Sampdoria 1-1, Taranto-Bari 0-0, Ternana-Lanerossi-Vicenza 0-0, Verona-San Benedettese 1-0, Campobasso-Arezzo 1-1, Prato-Rondinella 1-1, Mestrina-Padova 2-1. Il montepremi Totocalcio è di 3.590.175.306 lire. La classifica della Serie B. Como punti 39, Pistoiese 38, Monza 35, Bari, Brescia, Verona 34, Cesena 33, Palermo, Sampdoria 32, Lanerossi, Vicenza, Genoa, Lecce, Spal 31, Pisa, Atalanta, San Benedettese 29, Taranto, Ternana 26, Matera, Parma 23. Nella 12ª giornata di ritorno della Serie B, caratterizzata dai pareggi, ben 7 dei quali 5 finiti 0-0, il Como, imponendosi di misura all'Atalanta, è tornato capolista solitario, staccando di un punto la Pistoiese, che solo a 2 minuti dalla fine è riuscita a pareggiare sul campo del Monza. I lariani guidano la graduatoria con 5 punti sulla quarta, il Brescia, che con il pari ottenuto a Palermo ha conquistato un punto prezioso per continuare a sperare. Con le rondinelle bresciane sperano ancora il Bari, passato indenne sul campo del Taranto, e il Verona, che dopo 3 sconfitte consecutive è tornato alla vittoria contro la San Benedettese. Ecco l'azione del gol del Como all'Atalanta. Cavagnetto è molto bravo a precedere tutti i difensori bergamaschi e a mettere alle spalle di Alessandrelli. Nella ripresa il forcing degli ospiti sarà praticamente inutile. Qui Bertuzzo avrebbe un'occasione buona, ma non riesce a concludere. Sul campo del Monza, già squalificato per una giornata per il burrascoso finale di incontro con il Como, si sono ripetuti gli incidenti analoghi a quelli della settimana precedente. I brianzoli passano per primi in vantaggio con Corti, che da lontano sorprende Moscatelli. La Pistoiese reagisce, ma non sembra in grado di concretizzare la sua pressione e nel primo tempo sono i padroni di casa a dominare, impegnando molto spesso il numero uno degli ospiti. Nella ripresa i toscani mettono in mostra una mole maggiore di gioco e costringono il Monza ad una difesa piuttosto affannosa, sino a 2 minuti dal termine, quando Luppi, al termine di un'azione piuttosto confusa, riesce a cogliere l'angolino giusto e a pareggiare. Ecco l'azione del gol della Pistoiese. Il pareggio scatena la reazione dei tifosi. Al momento di uscire dal campo, l'arbitro Lattanzi è colpito al capo da un oggetto. In ottima salute i Liguri sono andati per primi in vantaggio a Ferrara con un bel colpo di testa di Romei. Eccolo. La Spal, in 10 per l'espulsione di Fabbri, ha reagito rabbiosamente e un minuto dopo è tornata in parità grazie a questa segnatura di Gropp, anch'essa di testa. Poco dopo i ferraresi
colgono un palo, senza seguito. Bergamaschi segna così la prima rete per il Pisa. Poi, nella ripresa, contenuto il ritorno del Parma, i toscani arrotondano il punteggio con questo gol di Cannata. Bene, passiamo al ciclismo. Se Saronni avesse vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, sarebbe tornato a Milano stasera in tempo per essere intervistato da Adriano De Zan alla Domenica Sportiva. Ma come si è detto, il nostro campione oggi è stato costretto al ritiro dal maltempo e dal freddo. E ha vinto Bernard Hinault, il campione francese che ha battuto in fuga solitaria lo sparuto gruppetto di corridori che erano riusciti a superare una tremenda tempesta di neve sulle Ardenne. È la seconda vittoria di Hinault a Liegi, la prima fu nel 77. Nel commento di De Zan, le fasi conclusive della corsa. Sono queste le fasi conclusive della 66esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, che si corre sulla distanza complessiva di 244 chilometri. Dopo una fuga di 80 chilometri, Bernard Hinault sta per concludere trionfalmente con il suo secondo successo nell'ultima classica di primavera, una fuga durata 80 chilometri, il vantaggio di Bernard Hinault è di 9 minuti nei confronti dei più immediati inseguitori a 9 minuti. Una Liegi, Bastogne-Liegi che verrà ricordata per le terribili... Nuoto. L'Italia ha vinto a Madrid ed è la terza volta consecutiva la Coppa Latina. Gli azzurri, con 253 punti, hanno preceduto Francia e Spagna. Oggi, giornata conclusiva, successi di Marcello Guarducci nei 100 stile libero e di Roberta Felotti negli 800. E passiamo al rugby. Esaurita la parentesi internazionale, è tornato il campionato. Dopo la... a Giavera del Montello, provincia di Treviso, successo dei piloti cecoslovacchi nella prova eliminatoria del Mondiale Speedway Round 3. Ha vinto Milan Spinka, seguito dal connazionale Vaglav, primo degli italiani Giovanni Brizzolari. Con le immagini di questo sport, cioè dello Speedway, io vi saluto, cari amici, dandovi appuntamento tra una settimana qui alla Domenica Sportiva TG1. Arrivederci.